minimo di 500 metri e lì appunto è la patria delle nostre salumi. Ma a proposito di questi salumi eccellenti, andiamo a conoscerne uno davvero speciale. Norcia è da sempre sinonimo di carne di maiale trasformata, tanto che norcino è colui che lavora la carne, mestiere svolto da Firenze a Roma da uomini di Norcia. Conosciamone due tipologie. Partiamo con un salume, la corallina. Si chiama corallina perché? Perché ha dei pezzettini di lardo in mezzo e viene tutta la fetta magra con questi piccoli pezzettini di lardo in mezzo e non ci sono allergeni. Viene macinato, condito con sale, pepe e aglio. Poi viene insaccato sul budello di maiale naturale. Poi viene legato a mano, viene messo dentro delle stufe per circa 3 o 4 giorni, sarebbe la fase di asciugatura. Poi viene portato nella stagionatura che viene tenuta lì circa 45-50 giorni. Passiamo ora al principe e vero simbolo di questa città, il prosciutto di Norcia. Noi ancora il prosciutto qui a Norcia lo facciamo non a macchina, lo facciamo più che altro sempre tagliato col coltello. Questo è un prosciutto che ha 3 anni di stagionatura. Però per tenere un prosciutto 3 anni di stagionatura serve le cantine adatte come quelle di una volta e il maiale deve essere molto grasso perché è il grasso che tiene il prosciutto. Il prosciutto tagliato a mano è sempre fatto più saporito, non passa sulla lama e c'è un altro sapore. Il prosciutto ovviamente rispetto a quello di Parma, di San Daniele, questo ha un gusto un po' più saporito, leggermente di più, è un semidolce. Il prosciutto arriva nell'azienda, viene selezionato se eventualmente ha qualche anomalia, poi viene a sua volta salato negli appositi bancali dove viene tenuto per circa 20-22 giorni in base al peso del prosciutto. Poi viene disalato e viene messo su un altro frigorifero che è chiamato il preriposo. Gli viene tolta tutta l'umidità che è assorbita durante la fase di salatura. Qui viene tenuto per circa una trentina di giorni, 30-35. Dopo da lì viene praticamente tolettato. Una volta tolettato viene messo su un'altra cella frigorifera che questa è chiamata riposo per circa una novantina di giorni e poi viene messo sulle fasi di stagionatura, sui 14-15 mesi massimo. Con l'IGP abbiamo tutelato il nostro territorio perché il prosciutto Norcia viaggiava per tutta l'Italia, cosa che non è vero perché Norcia non è che ne produce tanti per fornire tutta l'Italia. Imprescindibile è il binomio tra Norcia e i suoi salumi e a sentire il signor Vittorio questa tradizione tramandata continuerà ancora per molto tempo. I miei nipoti fanno anche tutti quanti il mio mestiere. Noi siamo 2 fratelli, 8 maschi e speriamo che questo mestiere vada avanti con tanta passione perché oggi per fare questo mestiere ci vuole la passione, le feste non si conoscono. Dove oggi, il giorno di oggi, è troppo sacrificio.